Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Sono Dadobux, benvenuti in questa nuova puntata su Pro Evolution Soccer 2019. Siamo nella Master League, siamo con il Real Canuzze. Andiamo a vedere oggi chi schieriamo in campo. C'è Antonio Fucito che non sta benissimo, quindi andiamo a mettere Cody centrale. Gabbo ha la freccetta verso l'alto e lo andiamo a mettere in campo. Anche Modric. Là davanti terremo Ernestino Guagna. Sei Guagna, Wanka, Moreno, Talisca. Ok, il resto della squadra la teniamo così com'è. Sheffield United è una squadra abbastanza alta classifica, se non erro, quindi sarà una partita veramente importante. Sono tutte importanti da ora fino alla fine perché ne abbiamo perse tante all'inizio, ora stiamo recuperando, siamo in posizione alta. Abbiamo materializzato una gran bella rimonta e a questo punto dobbiamo andarci a prendere la promozione, ragazzi, assolutamente. Bella azione difensiva, bravissimi. Mamma mia, la traversa trema ancora. Ok, gliel'abbiamo passata. Traversa gol, mizzica ragazzi, stiamo entrando di nuovo in crisi. Quando le squadre ci aggrediscono tantissimo, soffriamo molto. Bravi così, Ernesto, bam! No, bella palla per Talisca. Come ha fatto a sbagliare? 1-0 contro lo Sheffield United. Allora, in questo secondo tempo, allora, sicuramente è squadra che, cioè, non è che squadra che vince non si chiama. Non stiamo giocando male. Anche i cambi, Modric là davanti gioca bene. E ovviamente non c'è Antonio Fucito, ma anzi, lì davanti Wimmers. Avrebbe dovuto coprire di più. Talisca va a prendersi il fondo. Wanka. Modric. Modric ancora. Ce la dobbiamo giocare con i cross. Mamma mia, Ernesto aveva colpito di rovesciata. Un calo di forma, anche a giocare sempre con gli stessi, giustamente. Allora, la prima è andata. Va bene, inutile piangere sul latte versato. Continuiamo. La classifica è impietosa, ragazzi. Siamo iniziati a scendere di nuovo. I gol, infatti, sono di meno. Vedete Ernesto, Weghorst, Wanka. Va bene. Nella miglior squadra continuano a esserci Wanka ed Ernestino, perché effettivamente giocano bene. Real Canuzzo West Bromwich Albion, attenzione, questa partita ragazzi è fondamentale perché è la squadra proprio che l'avvicino a noi, quindi sarà cruciale vincere oggi, giochiamo in casa, loro giocano con 3-4-1-2, là davanti noi, allora ragazzi io giocherei con la formazione titolarissima, il resto della squadra comincia ad avere affinità oramai. Oh, Raul Fernandez. Meno male, ragazzi. Meno male che Ciuccio. Meno male che Ciuccio l'attaccante e gliel'ha passata praticamente al portiere. La passata Ernesto. Controlla la palla Ernesto. Palla dentro per Guanca. Si immola sulla palla, va a guadagnare un calcio d'angolo importantissimo. Andre Horta. Allora, facciamo un'altra tattica. Mamma mia, che rovesciata da Lisca. Ok, proviamone un'altra ancora. Ah, no, no, ha toccato il palo. Io pensavo che l'avesse toccata il portiere. Bravo Talisca. Palla per Ernesto.
Sbagliato il passaggio. Sbagliato la misura del passaggio. Bella palla per Moreno. Ha voluto fare l'altruista e passarla perché Moreno non ha un buon tiro. Ha sbagliato più volte. Avrei dovuto tirare. Avrei dovuto comunque provare il tiro. Il passaggio era troppo rischioso. Molto meglio il tiro. Il portiere c'è. Mamma mia, ragazzi. Sono estremamente concentrato. Questa partita vale tantissimo. Bella apertura. Talisca. Ho provato un dribbling. Scodella in avanti la palla. Ernesto. Moreno. Palla di ritorno per Ernesto. No. Porca miseriaccia. Porca miseriaccia, ma come facciamo a prendere sti gol? Cody. Cody, proprio l'uomo che doveva marcare Cody. Vedete? Non c'è Wimmer e l'uomo di Cody ha segnato. Pizarro che prende adesso. Meno male, ragazzi, meno male. Io Ernestino non sta giocando. Allora, va messo Weghorst assolutamente. Non, perché loro si sono trincerati là davanti e allora Weghorst qua. Talisca qua. Gran gol! 1-1. Martinez. Meno male che hanno avuto l'incertezza nello spazzare e Martinez gliela passa. E che gol che abbiamo fatto, ragazzi. Per Talisca. Tiraci. Abbiamo il tempo dell'ultima azione? Sì che ce l'abbiamo, sì che ce l'abbiamo. Presa male. Comunque, già che abbiamo pareggiato, ragazzi, è tantissimo, eh? Abbiamo pareggiato all'84esimo. Però lì abbiamo avuto proprio la palla del 2-1 incredibile, anche perché non abbiamo giocato. Vabbè, dai, ci sta il pareggio, ci sta. Non meritavamo la sconfitta. Mamma mia, ragazzi, 39esima giornata. Ma quante sono le giornate in totale? Allora, quante squadre sono? 24. Quindi 23 più 23, 46. Quindi 46 giornate. Si sono allontanati quelli lì. Quindi ora facciamo la 40esima. E poi ci rimane 41, 42, 43, 44, 45, 46. 6 giornate. Quindi ora finiamo questa e poi ci sono due puntate alla fine, giusto? Swansea City, questa è alta come squadra, è vero o no? E partiti.
Mamma mia, ragazzi. Come ci siamo salvati in questa occasione. Wanka! Horta! Moreno. Palla di ritorno! Moreno! Bella palla di ritorno! Ernesto! Come l'ha presa il difensore dello Swansea City, mamma mia! Io poi soffro! Soffro insieme a loro praticamente. Mamma mia, per un attimo ho temuto che ci fosse fallo. Allora, il primo tempo è andato come è andato. Non siamo riusciti a creare parecchie occasioni da gol. Dobbiamo gestire un po' meglio la situazione, è anche vero che Swansea City è una squadra di alto livello, cioè è proprio nella stessa posizione nostra e ovviamente se la gioca. Per nostra fortuna torna indietro. Per nostra fortuna sbagliano. Dai, non sprechiamole queste occasioni. Dai, Guanca. Parte Guanca per linee centrali. Serve Ernesto. Che gol poderoso. Che sofferenza, ragazzi, queste partite. Mamma mia. So proprio. Siamo andati a fare tutte partite importanti e oggi, se non erro, non abbiamo vinto nella puntata di oggi. Sapete perché mi confondo? Perché io le sto registrando queste ultime partite di fila. E quindi. Questa probabilmente sarà l'ultima prima di andare poi a dormire. E ovviamente la volata. Le sei partite finali, poi me le faccio domani, chiaramente, le faccio quando sono poi, quando mi ritaglio un po' di tempo libero domani. E già la testa era a riposo e Swansea City segna. Pisa va a recuperare la palla. Porta. Aveva colpito di testa, ma si arrabbia il portiere con i suoi difensori per il calcio d'angolo, ma no, 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 no. Vai a chiudere, vai a chiudere. Palo, palo, gol. Mizzica, ragazzi, mizzica, 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 mizzica. Pizarro. Dai e vai. Talisca. A prendere la palla. Horta. Si gira. Ok, allora. Oggi non è andata per niente bene. Questa puntata non è andata per niente bene. Un'altra sconfitta e ci stiamo allontanando in maniera pericolosissima dalla zona che avevamo a malapena conquistato. Diamo un'occhiata alla formazione e iniziamo subito. Stanno tutti bene? Perfetti. Calcio d'inizio. Bristol City, Real Cannuzze. Giochiamo in casa loro e cerchiamo di fare le cose fatte bene. Mamma mia, signori! Pericolo! Il primo pericolo viene dai piedi loro e abbiamo rischiato tantissimo. Non possiamo permetterci assolutamente di sbagliare oramai e ovviamente ipse dixit. E recuperiamo così. Bravo Moreno. Apertura verso Talisca sulla fascia. C'è Ernesto in mezzo. Prova il dribbling Talisca. Bravo Pizarro nel disimpegno. Va Moreno. C'è Casals sulla fascia. Horta si fa vedere anche. Palla dentro! Ernesto l'imbucata. Il colpo di testa è troppo, troppo leggero.
per impensierire il portiere. E meno male che si imbrogliano. Guanca, famo ripartire il contropiede, boys. Fallo. Recupera palla. Ernesto. Apre per Moreno. Bello il dribbling. Poi arriva a supporto Casals. Bam, Ernesto! E gran gol. Gran gol. Ernestino. Mamma mia. Qua era riuscito Moreno a fare il dribbling, ma passato dietro a Casals. Tac! Completamente libero Ernesto, sbatte in rete in semi rovesciata, quasi rovesciata completa, bellissimo. Mukiele va a respingere il pallone. Possono ripartire in contropiede. C'era dall'altra parte Moreno, non si è sentito di passargli il pallone. Eccolo Moreno! Ed è gol! Guanca, raddoppia. Grande Guanca. Ragazzi, ho premuto con L1 per cambiare il giocatore e lui ha fatto un semipallonetto, guardate. Pac! Meno male che ha fatto il semipallonetto, perché se no era possibile che il portiere la prendeva. Al 45esimo più 1, Guanca. 36esimo Ernestino, Real Cannuzzi conduce 2-0 contro Bristol City. Andiamo a prenderci questa Premier League. Bella palla per Talisca. Talisca il controllo e il tiro. Ancora per Talisca! Prova a piazzarla, ma non va. Palla dentro! E Bristol City accorcia le distanze. Attenzione, ragazzi, attenzione, attenzione. Qua hanno fatto una bella azione, però, eh. Mamma mia, Giastron, entra nell'aria. Talisca va a battere di testa, ma si deve arruotare un po' troppo. La palla va di parecchio fuori. Andiamo ad inserire anche Gabbo per Moreno. Sposto Casals come esterno laterale alto e Gabbo come esterno laterale basso. Parte Guanca. Bella la palla per Casals. Palla dentro! Arriva Ernesto! Mannaggia! Eccolo Gabbo in avanti. Bella Guanca! Come ci arriva il portiere? Avevamo dribblato il difensore, potevamo proseguire. Va bene, va bene. Vai, dai, 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 non ci facciamo impallinare adesso. Mannaggia. Meno male, ragazzi. Vinciamo la partita, ma che rischio alla fine. L'avevamo meritata noi. Qua abbiamo pagato i nostri errori avanti, cioè rischiavamo di pagare i nostri errori avanti in quei gol che ci siamo divorati. 2-1. Diamo subito un'occhiata alla classifica, 64 punti. Dai, 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 dai. Stiamo arrivando, bestie. Dai. In questa partita metteremo Weghorst là davanti contro il Sheffield Wednesday, che è la squadra, se non erro, più temibile di quelle che dobbiamo incontrare in queste giornate rimanenti. Quindi incrociamo le dita e chi non incrocia le dita gode solo a metà. Recupera palla, Guanca. Bella l'imbucata per Talisca. Gliela dovevamo sparare forte, ho preferito piazzarla, ma
dovevamo spararla forte, anche perché lui poi l'ha tirata col destro in realtà, quindi... Talisca recupera palla! Palla dentro! Ma dov'è Weghorst? Dov'è Weghorst? Recupera palla! Arriva Weghorst e segna! Mamma mia! Vai Mulan! I bravi poveri dei poveri! Qua ragazzi avevamo sbagliato, loro hanno sbagliato più di noi però, meno male. Tac! Gol! L'importante è che la palla è in rete, l'ha presa con il ginocchio Weghorst. No, 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 meno male che se l'è portata fuori. Andrei Horta, illumina per Moreno, palla dentro, arriva Weghorst. E la prende Raul Fernandez. Mamma mia, ho sudato freddo. Ho sudato freddo. Mamma mia, l'avevo vista dentro, ragazzi. Ok, 1-0, Weghorst segna su un'azione abbastanza di confusione, ma l'importante è che siamo avanti di un gol. Oramai, ragazzi, la squadra c'è, nel senso, non sono più tentativi, non sono più che dobbiamo giocare bene. Ora servono i risultati, poi per impostare nuove cose, poi stiamo anche giocando bene, però... La cosa importante ora sono i risultati. Palla dentro! Weghorst! Gira di piede e il portiere ci mette la manina. Meno male che ha murato, poi ci mette una pezza, Raul Fernandez. Pericolo dalle parti di Fernandez. Siamo all'87esimo, ragazzi, giochiamola in attacco e teniamola là. Teniamola là. E vince Real Cannuzze. Mamma mia. Ma come si arrabbiano loro. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Stiamo tornando, vai, Weghorst migliore in campo, uomo partita Sky. Allora, giornata 42, vediamo la classifica. Allora, Aston Villa 78 punti, imprendibile, Stoke City 76, imprendibile, e poi là vicini Derby County e West Bromwich Albion a 71 e 70. Noi siamo a 67. Stiamo arrivando, forza ragazzi. Ok, la prossima partita è contro l'Ipswich Town. Allora, in questa partita, ragazzi, possiamo far riposare alcuni giocatori, perché sennò non ce la facciamo ad arrivare fino in fondo. Facciamo giocare Mogridge, Mukiele. Non possiamo ovviamente far riposare tutti, ne facciamo riposare parecchi perché l'Ipswich Town è uno dei più bassi. E con questo turnover cerchiamo di dar fiato a quelli che, insomma, ci servono per la volata finale. Subito dentro! Weghorst l'incornata! Bravo Ernesto, apre per Giastron, arrivaci! Oh, Giastron è un giocatore molto completo. In realtà non eccelle in niente, però è molto completo. Mamma mia, Mogridge! Gioca come un veterano questo Mogridge. Giastron! Eccola la palla per Mogridge! Ragazzi, su Mogridge conviene puntarci. E questo giovane dalle bellissime... Attenzione! Come l'ha presa il portiere! Ma
Mamma mia, come abbiamo rischiato. Anche l'Ipswich Town può essere un pericolo. Mamma mia, Mogridge, la cavalcata! Nessuno che lo ferma. Il bello che alcuni dicono, ma PES parti con un giocatore dalla difesa e arrivi all'attacco. È successo una volta in tutta la stagione. Cioè, è un gioco, Comunque simula la realtà. Non capita, ma qualche volta capita. Anche nella realtà. Però di base non capi. Meno male che ciuccio. Real Quannuzze, Ipswich Town 0-0. Ma dobbiamo, ragazzi, inventarci qualcosa, andare assolutamente a segnare, perché ci servono assolutamente i 3 punti. Le dobbiamo vincere tutte, ragazzi. Talisca si gira dentro per Weghorst. C'è fuggito. Pensa un attimo al tiro. Scarica su Mogridge. Bravo Cody, non far rimpiangere Mukele. Pizarro. Parte Pizarro. Mogridge. Ma c'è Pizarro che sale. Bella la palla per Weghorst. Weghorst palla al piede. Allora, ho anche sbagliato io a volerla piazzare con Weghorst. Con Weghorst eravamo lì, la dovevamo sparare di potenza. Però il mio concetto è, dato che lui magari non è preciso, se io la sparo di potenza la butta fuori. Oh! Mamma mia, per quanto! Attenti a non farci beffare. Mannaggia, 0-0 Real Canuzzo. Allora ragazzi, sì è vero, abbiamo fatto il turnover, però non hanno giocato male i giocatori. In realtà rimane il rimpianto là davanti della palla a Weghorst che ha sparato, però ad onor del vero è stato un errore mio. Quindi, cioè, con i se e con i ma non si costruisce la storia. Non è detto che avremmo pareggiato lo stesso, però la partita è stata condotta bene e l'errore di Weghorst è stato un errore mio. Quindi non ho così tanto da recriminare per il fatto del turnover. Ovviamente rimane l'amaro in bocca dei 2 punti persi, perché un punto l'abbiamo preso lo stesso.